qual è il fattore mentale che mi permette di svoltare la giornata e di ottenere dei buoni risultati nonostante io sia affaticato. Eccoci arrivati alla nuova puntata dello Psicologo Risponde, l'unica rubrica che permette di comprendere come la mente giochi un ruolo importante all'interno delle nostre corse. Oggi abbiamo scelto la domanda di Dario Corà. Dario ci racconta come gli capiti frequentemente di tornare a casa dopo una giornata lavorativamente faticosa, pesante, di non aver nessuna voglia di allenarsi e di scoprire come una volta allacciate le scarpette riesca ad ottenere e a realizzare degli allenamenti estremamente produttivi. Quindi abbiamo una giornata che non farebbe presupporre un buon allenamento e invece si realizza un buon allenamento. Quello che chiede Dario è cosa avviene tra questi due momenti, quindi la giornata faticosa e l'allenamento che si realizza in maniera molto produttiva. Quello che chiede Dario è se entra in gioco un fattore mentale a far svoltare e a permettere la realizzazione di un buon allenamento. Immagino che Dario si domandi qual è questo aspetto mentale che entra in gioco, perché una volta identificato potrebbe così utilizzarlo più e più volte per ottenere sempre dei allenamenti ottimali. Io credo che in questo caso la domanda sia estremamente interessante, ma meriti una risposta non propriamente puntuale. Cosa intendo? Da sempre noi psicologi ci domandiamo come il passato influenzi il presente. Anche in questo caso, nella domanda di Dario, c'è la stessa costruzione logica, quindi cosa è avvenuto prima per fare in modo che adesso si verifichi una determinata situazione. Io trovo questa costruzione logica estremamente importante ed estremamente interessante e quando lavoro, normalmente mi domando sempre come il passato influenza il presente, quindi quali sono le cause che generano determinate situazioni presenti. Nel momento in cui riesco a identificare le cause, ho gli strumenti per modificare queste cause o per rafforzare le loro determinanti in modo tale da ottenere un risultato desiderato nel presente. Il problema dove sta? Il problema sta che è molto complicato e molto difficile riuscire a identificare le cause in un determinato comportamento. Nello specifico, per la domanda di Dario, qual è il fattore mentale che mi fa svoltare, seppure abbia avuto una giornata faticosa, per realizzare un allenamento ottimale? In questo caso, secondo me, non è così importante sapere qual è il fattore mentale che mi ha permesso di svoltare, ma mettere a fuoco che nella mia esperienza personale, parlo di Dario, ho la possibilità di ottenere dei buoni risultati, seppure abbia un basso livello energetico a seguito di una giornata pesante. Questa cosa non è così scontata e non è così ovvia. Ci sono molte persone che tornano, io sono una di queste, nel momento in cui tornano a casa stanche da una giornata lavorativa, io non otterrò dei buoni risultati a livello sportivo. Per me è molto più utile uscire e fare una sessione di scarico o correre senza troppi pensieri. E difficilmente per me si genereranno dei fattori che mi permetteranno di ottenere dei buoni risultati. Io non sono fatto così. Dario probabilmente è differente da come sono fatto io. Quindi il fatto importante è sapere che per Dario, e così penso per altri podisti, anche se la giornata è stata così faticosa,
io posso ottenere ancora dei buoni risultati. Anzi, potrebbe essere che ottengo dei risultati migliori in una giornata così rispetto a una giornata dove sono stato a casa a rilassarmi o a lavorare o ho lavorato meno del solito. Come accennavo nel video precedente, se volete potete andare a vederlo, ogni podista è caratterizzato da un motore mentale. Il motore mentale mette in relazione il livello di stress con il livello prestativo. Se un podista ottiene dei risultati molto buoni dopo un livello di allenamento, dopo una giornata lavorativa faticosa, significa che è ancora prestativo quando il livello di stress è molto elevato. Quindi probabilmente Dario è un motore a diesel. Se volete vedere cos'è un motore a diesel, potete rivedere il video precedente. Questo è il fatto più importante. Perché un motore diesel può prendere consapevolezza e può sapere che otterrà i migliori risultati proprio quando ha già accumulato un livello di stress molto elevato. Quindi se Dario volesse pianificare la sua tabella di allenamento, sa che anche se è affaticato potrebbe comunque riuscire a portare a casa un allenamento particolarmente esigente. Oppure in maniera strategica potrebbe decidere di inserire delle gare obiettivo in periodi particolarmente faticosi dell'anno o in fasce orarie particolarmente a lui congeniali, che potrebbe essere magari la fascia serale. Per un podista come me è più facile ottenere dei buoni risultati nel momento della giornata mattutino, quindi quando non ho ancora subito un crescere del livello di stress. Quindi, tornando alla domanda di Dario, qual è il fattore mentale che mi permette di svoltare la giornata e di ottenere dei buoni risultati nonostante io sia affaticato? Per risponderti in maniera puntuale, non credo sia così importante capire qual è il fattore mentale. Non che non sia così importante, penso però che sia più importante sapere che questa cosa accade e sapendo che accade mi posso comportare di conseguenza. Secondo me questo è il fuoco dell'attenzione. Spero di aver risposto a questa domanda. Se avete altre curiosità, altre domande, come sempre scrivetele qua sotto. Una alla volta, piano piano risponderemo a tutte queste, alle vostre curiosità. Io anche oggi vi saluto, vi auguro buone corse e alla prossima puntata. Ciao e a presto!